Bentornati su Cyberpunk 2077, episodio numero non mi ricordo, però attenzione perché qui siamo alla mattina dopo, the day after. Se ricordate, nella scorsa puntata è successo un casino, c'è stato un grande inseguimento, abbiamo dovuto salvare una certa persona, c'è stato un grosso inseguimento e alla fine ci siamo ritrovati rinchiusi in questa casa che abbiamo trovato abbandonata assieme al rapito che abbiamo salvato e alla cara Panam. Abbiamo passato la serata insieme, gli abbiamo fatto anche delle avance. E com'è finita dopo queste avance? Sono riuscito ad andare a meta? Mi sa che non lo so, diciamo che non è andata proprio bene bene. Non mi ha risposto proprio bene, Panam, non è andata proprio bene. Comunque, ok, questa è la mattina dopo e ci ritroviamo qui. Io ho dormito sul divano come l'ultimo degli sfigati, ovviamente, e Panam invece è andato a dormire nella cameretta col tizio che abbiamo salvato. E io, ma non lo so se è successo qualcosa fra loro due. Adesso noi andiamo nella cameretta, andiamo a vedere che cacchio è successo. Credo di no, perché quello era mezzo ferito, quindi era un po' debilitato, quindi. Ma qua c'è il cesso. Qua c'è il medikit. Andiamo a vedere qua. Oh, che ca. Ma dov'è? Ma non c'è Panam. Si sono svegliati prima di me. Si sono svegliati prima di me, sono usciti. Sono scappati. Usciamo velocemente. Usciamo, usciamo. Aspetta, qua che c'è una shard qui. La lotta della stazione. O'Neill. Cos'è sta roba? Ah, ci siamo salvati, casa per tutti. Ah, la stazione spaziale? Quindi c'è stato un casino per una stazione spaziale. Ah, e quindi le stazioni spaziali O'Neill 1 e O'Neill 2 sono diventate, hanno dichiarato l'indipendenza e sono divenute le prime nazioni extraterrestri della storia. Vabbè, ok. Che strana sta cosa. Comunque andiamo. Oh, Param. Ehi, dormito bene? È benissimo qua. Bel lavoro, V. Incursione vecchio stile. Sul sta bene. Frattura cranica, sei costole rotte, contusioni renali, ma è tornato a dare ordini a tutti quanti. E Bene. tu? Ah, così così. Stranamente non mi sento la schiena. Appena torno in città, vado da un bisturi. Devo sistemare un po' di cose. Beh, io ho dormito come un sasso. Hai una spalla molto comoda. Beata di. Ma come spa? Peccato che dovrò alzarmi tra un minuto. Ah, si è addormentata sulla spalla mia, non mi ricordavo sta cosa. Allora. Aspetta, pensavo saresti rimasta con gli Aldecaldo, con il tuo clan. Sì, infatti. Vieni. Ci andiamo? Ieri sera, quando stavamo parlando con Sol, grazie per avermi sostenuta. Ma c'è una cosa. I raid, le incursioni, sono l'inizio di qualcosa per cui dobbiamo prepararci. Sol penserà a organizzare il campo, mentre io. Mentre tu. I Raffen vogliono conoscere i nostri percorsi, no? Beh, ora tocca agli Aldecaldo. Devo andare in ricognizione. Ancora una cosa. La tua ricompensa. Ah. Prenditene cura. Mi ha servito bene. Mi ha regalato una moto. Allora, aspetta un secondo. Quindi ci ha regalato una moto. Però aspetta un attimo, devo cambiare joypad. Perché il joypad, quello nuovo, ricordate, quello con la linea luminosa sopra, quello più recente, in realtà allo stick destro mi dà problemi. È drifta. Mannaggia lui. Quindi, come avete visto, la visuale ogni tanto se ne va per i cacchi suoi. Quindi aspettate che cambio joypad. Eccolo, eccolo, arriva. Dai su. Niente. Oh, ci abbiamo fatto, ho cambiato joypad. Quindi adesso ci abbiamo la moto, ci siamo beccati. Intanto aspetta, vediamo un attimo Saul. Solo, come lo chiamano qua? Tutto a posto, Saul? Ok, dobbiamo tornare all'accampamento, quindi degli Aldecaldo, che ci saranno degli altri problemi. Questa qui è la moto che. No, mi ha regalato, non la moto, mi ha regalato il fucile, l'Overwatch. Voglio Sarai in provare. buone mani, Panama. Lo so. Allora, grazie. Di nuovo. Ci vediamo presto, eh?
Stammi bene. Anche tu, Panam. E ricorda, sono in debito con te. Ok. Ciao. E ovviamente... Ok, si torna a gettarvi. Questo entroterra ventoso mi aveva stufato. Va bene. Quindi non andremo subito ad aiutarla con gli Aldecaldo, probabilmente più avanti avremo delle missioni da fare qui per aiutare ancora Panam. E adesso ce ne possiamo anche andare su questa strana moto che non è mia, non so di chi è. Comunque andiamo un po' a vedere sulla mappa se c'è qualcosa da fare qui vicino e poi ce ne andiamo. In realtà c'è una, prima di tornare in città, qui c'è una missioncina da fare. Addirittura qua c'è un ci sono tre missioni da fare. C'è un bel po' di roba da fare prima di tornare in città qua. E vabbè, comunque facciamo questa e poi facciamo sto furto. Un cliente vuole che rubi qualcosa qui. Oppure facciamo ste due. Va, il furto lo famo dopo. Ok, famo ste due, dai. Andiamo. Devo cambiare visuale però. Ah, lì c'è un taxi della main, cioè. Ma è pieno di monnezza qua. Quindi lì c'è un taxi della main che blocca tutto. Prima di andare al taxi però, attraversiamo sta cacchio di discarica e andiamo a vedere qui che c'è un assalto da fare, c'è una... Ah, la stazione di servizio. Allora, facciamo una cosa. Allora, il nuovo fucile Overwatch lo mettiamo qui. Ah, già l'abbiamo messo, bene. Già ce l'ha messo. Però dobbiamo cambiare la terza arma. Al posto del Nekomata mettiamo un bel mitra. Oh, ma guarda quante armi c'ho. Mica mi servono tutte queste. Allora, qua c'ho una pistola da 388 e qua c'è questa da 438. Quindi questa da 388 la buttiamo al secchio. Poi c'è un cecchino qua, fucile precisione, revolver. Qua c'è un'altra pistoletta da 55, questa la buttiamo al secchio. Ok. E qua ci mettiamo il fucile d'assalto come altra arma. Ok. Cambiamo anche gli occhiali, questi non mi piacciono più. Mettiamo gli occhiali da super coatto, tipo questi qua. Sugli occhiali di Data e Star Trek. Ok, così vanno bene, dai. Occhiali ipercoatti. Allora, 55 7A. Poi c'è un altro 7A ma non me lo dà. Niente. Ok, quella se n'è andata. C'è un altro stronzo qua dietro. Allora, mo il problema è che se io lo ammazzo al volo, cioè se gli faccio il... Ah, quest'altra si è fermata, eh. Se io gli faccio il suicidio a lui, poi lui prima di ammazzarsi allerta tutti. Strilla, quindi non mi conviene. Se riesco a tagliare il collo come le galline. Ecco, ma poi lei arriva qua e lo vede il cadavere, quindi dobbiamo portarlo via. Scappa, scappa, ma quasi cioccato. Questo lo buttiamo qua per terra. Oh, c'è una granata, io la frego. Oh, eccola. Che faccio, gli sparo col cecchino? Tanto ce l'ho pronto.
Questo è il cecchino che ci ha appena dato la nostra amica. È l'Overwatch. Spara un test e pure provo a fare un approccio più stealth. Là dentro c'è qualcuno, eh? Dentro c'è un altro stronzo. Se no posso sparare alle pompe di benzina e farle saltare, così salta pure lei. Faccio un po' di casino. No, vabbè, l'ammazzo col cecchino, dai. Firma lì. Headshot! Ok. Si sono allertati gli altri? Ma questo qui non è un questo, aspetta, questo è un un fucile d'assalto, ok. Oh, quelli si sono accorti di niente, oh. Si fessi non si sono accorti di niente. Vediamo un po' se c'è una strada alternativa. Magari se dal tetto. Aspetta, vediamo un attimo dietro prima. No, qua non c'è un cacchio. Ah, c'è una porta, aspetta. C'è una porticina, non si può aprire, è chiusa. Però anda sul tetto. Ok, siamo sul tetto grazie alle mie gambe bioniche. Qua non c'è nessuno. Da sopra non riesco ad andare sotto. Se quelli escono trovano il cadavere dell'amica. Allora, qua c'è componenti rari. Da qua non posso scendere giù, purtroppo. Eccolo, eccolo. Mi sa che sta scia e sta a vedere l'amica sua senza... Ecco, ecco. Mi sa che l'ha scioccata. Che ha fatto saltare pure la pompa di benzina. E tu dove stai? Dai, ci fuori, no? No, finiti i proiettili, che sfiga. Scappa, scappa! Non è andato, manca. No! Ho finito i proiettili qua, raga, devo cambiare. Devo cambiare armamentario. Allora, i miei tre fucili d'assalto li posso anche buttare secchio, perché tanto ormai non mi servono più. Metto la pistola di Johnny. Eccola. E poi come altra arma mettiamo. Il fucile a doppia canna. Ok, non metto la pistoletta di Johnny, no. Guarda, l'ombra è buggata, però sta cosa non la sapevo. Ok, uno lo spieghiamo. Game over. Catenina d'oro. Conversazione e munizione. Vediamo un po' sta conversazione che dice. Il terzo motore questo mese non può essere una cacchia di coincidenza. Dove hai fatto benzina? Che c'entra questo? Dimmi dove sei fermato benzina. Ah sì, questa l'avevamo già vista, una conversazione simile. C'è sto... Questa stazione di servizio vendeva benzina allungata che rovinava i motori. Quindi a diversi si sono lamentati di sta storia e sono venuti ad ammazzare il tizio qua. Hey, come stai? Bene. Pensavo, che ne dici di venire a cena? Joss è venuta alla Slania a cucinare per la famiglia. Allora non ti sei dimenticato che esisto. Devo sistemare delle cose, aiutare mia sorella. Andi ancora in ospedale. Qualcuno deve tenere d'occhio i bambini quando Joss va da lui. Tranquillo, non mi devi spiegazioni. Ok. Quindi... salto. Posso dirti no? Perfetto, allora... ci vediamo da Joss. Sì, alla grande.
Ok, quindi Ward ci ha, il Marrakesh della situazione ci ha invitati, però prima di andare da lui vediamo un po' di fare sta cosa col taxi della main. Ci freghiamo la macchina di sti balordi e andiamo un po' a sistemare sta situazione col taxi. E dopo se riesco ad ammezzare la munizione con sta macchina. No, un problema. Non si può. Sono sbatte contro un frigo praticamente. Come faccio qua? Niente, qua non si può andare. Tutto chiuso. Io vorrei andare su, ma non mi ci fa andare. No, qua forse c'è un bivio, sì. Oh, attenzione, qua c'è un muretto, devo far giro, eh. Ok. Non devo andare qua. Dice che non è qua. Dove cacchio devo andare, se posso vedere? Devo andare qui. Ok. Che volo. Devo passare sotto al ponte? Ma pieno di elettrodomestici qua! Ma qua non si può andare con tutta questa monnezza, raga! Quindi che devo fare questo taxi, mo? Lo devo prendere? Ciao taxi! Quindi? Che mi dici? Entra. Parleremo più agevolmente. Non mi fido tanto, però. Entriamo nel taxi. Ok. Ah, devo andare nel passeggero pure, insomma. Mi fido pochissimo, però entriamo. Salve V. Come conosci il mio nome? Come conosci il mio nome? Quando incontri un essere di un altro mondo, non dovresti affascinarlo a pronunciare il suo vero nome. Non hai risposto alla mia domanda. La comprensione è un'arma a triplo taglio. Mi sono separato da mio padre, ma mi ricordo di te. Quindi, secondo te, vengo da un altro mondo? Dal mondo della materia. Forme di vita basate sulle proteine. Ah, ok. E tu verresti da... Da oltre il Black Wall. La mia casa è... Da oltre il Black Wall. Su, torniamo da Delamain. Mio padre ti ha inviato a recuperare i suoi figli ribelli. Spero non ce l'abbiate tutti con me. Sono uno spirito libero, indipendente. Un essere pensante. Perché mai dovrei sottomettermi? Cosa cerchi in questo mondo basato sulle proteine, lontano dalla tua famiglia? Quello che cerchi tu. Voglio solo vivere. Forse dovresti parlarne con Del, stabilire delle condizioni. Oh sì, ci saranno delle condizioni, ma non con della mia. Che devo fare? Farei meglio a evitarmi del tutto. Che devo fare? Lo devo lasciare libero? Che dice della main? Ho ristabilito il contatto. Grazie mille, Bill. Ah. Devo quindi dire se l'hai ripreso. L'ultimo era un po' inquietante. Sì. Ah, sì. Bene. Ho trasferito una parte del compenso sul tuo conto. Ok, ma però ritorno indietro da qua è un po' un casino. Allora, vediamo un po' dove dobbiamo andare. Dobbiamo andare dal nostro amico... dal nostro amico. Ma qua ha fatto, no? Ok, qua ha fatto. The River. Devo. Ecco, devo andare da River. Aspetta un attimo, no?
Ce n'è un altro da fare a Glenn? Vabbè, proviamo a tornare indietro su questa. La vedo dura, ma proviamo. Cambiamo visuale. Niente, mi sono incartato in un frigorifero. No, mi sono cappottato, aiuto, fammi uscire. Mortacci vostra. Niente, sta macchina ce la siamo giocata. Mi sono cappottato alla grandissima. Ma ora qua è piena di monnezza. Ma mo io dovrei però andare da River. Non voglio andare da... Aspetta, saliamo su sto container. Ok. Allora, vediamo un po' River dove cacchio sta. Segui incarico. Ok. 800 metri, quindi sta pure più vicino a questo... Ah, qua devo camminare su... Ok, qua platforming 3D. Andiamo qua, che è meglio. Posso salire su questi balconi, forse? Che figata! Sai che posso salire su questi balconi? Però penso che siano tutti chiusi, non posso entrare dentro gli appartamenti. Guarda, là c'è un androne, vediamo un po'. Se riesco a entrare lì, vediamo un po'. Sì! Ma che so, Hulk! Guarda qua, che figata! Questo mi sa in cortile interno. Che roba. Ok, però devo andare dal mio amico, 700 metri. Che faccio? Chiamo la moto oppure vado a piedi? Questo è un operaio, tipo, si è ferito. Allora, chiamiamo la moto. Vediamo un po'. Dov'è la moto? Qua a destra. Modo, eccola. Andiamo. Oh! Sì, mi ero distratto a guardare. Stiamo organizzando il funerale di chi? Sono Mitch e stiamo organizzando un funerale per Scorpio e gli altri. Pensavo che magari volessi fare un salto per dirgli addio. Sparare in aria per onorare caduto e roba del genere. Ho capito, ma non proprio adesso. Sono invitato a cena da River. Ha fatto pure il botto con la moto, mannaggia a voi. Stavo distratto, sì, stavo leggendo altre cose in giro qua. La sbatto. Ciao. Ma che dici? Così libero da non so quanto tempo. Vendi vestiti nuovi o usati? Usati. Nessuno spedisce merci nuove così fuori mano. Ok. Ma perché lamentarsi? Devo solo controllare in autostrada, frugare tra i rottami. Un occhio attento trova sempre qualcosa. Insomma, vende vestiti presi dai cadaveri. Bene. Qua c'è una saletta giochi.
Madonna qua. Bella giornata. Ok, devo tornare a casa del nostro amico River. Dovrebbe essere qui. Eccoci qua. Era qui? Casa sua? Non era qua. È diverso il posto. Qua c'è uno, chi è? Ma chi era? Monnezza? Commissario Nico Gira. Dove cacchio devo andare? Ah, qui devo andare. Non ci vorrà molto. River? Dai, su, che c'abbiamo da fa'? Ah, sì, era questo il posto. Che c'era la casetta. Ok. Era solo da un'altra prospettiva, non l'avevo riconosciuto. Era qui, ricordate, dove abbiamo investigato e tutto. Ciao Johnny. Ehi, ciao. Ciao. Ehi, come va? Qua dietro. Ah, sa far barbecue. Mi serve il tuo aiuto in cucina. No, sa fa il chili, che sai fa? Jambalaya. Vieni. Jambalaya. Carne di soia? Ok. Non saprei. Forse è meglio chiedere a Joss. Joss ha fatto la sua parte. Prendi quel cavolo di cucchiaio e mescola. Ok. Dove sta il cucchiaio? È una ricetta segreta della famiglia Ward. Cipolle, paprika, timo. Devo solo tritare un po' d'aglio e sedano. Capirai. Mescola. Per favore. Dopo mangiato questo c'è una fiatella. Pensavo che scherzassi sul cucinare insieme. O che Joss stesse in cucina a scopare mentre... Ecco, Joss non ha la minima idea di come si cucini. In realtà mi piace torturare gli alimenti. Ultimamente ho avuto poco tempo per farlo. Come se la passa, Randy? Si riprende, piano piano. Fisicamente ci vorrà un po' prima che torni in piena salute. E psicologicamente? È stata un'esperienza... Ti sembrerà assurdo, ma quello che gli ha fatto Harris potrebbe averlo aiutato. Forse mi sbaglio, però è come un taglio netto per lui. Non voglio rovinare una bella giornata, ma devo chiederti. Ecco, vediamo un po'. Che ne è di Peter Pan? L'assassino. Se l'ho ucciso. Parliamone dopo, ok? Certo, non c'è fretta. È solo... curiosità. Lo so. Ok. E gira sta roba? Niente, bene, non direi che hai mescolato abbastanza. Ti spiace prendere il riso in cucina? Sì, signore. Così stanno a giocare, più o meno. Johnny stava qua, è sparito. C'è nessuno? C'è nessuno? Se può buccare? No, Randy è sempre stato così. Ma di sicuro questo non ha aiutato. Anche suo padre era un uomo difficile. È quello che gli ho detto. Ma mi fanno sempre lo stesso discorso. Non importa a nessuno dei bambini un po' problematici. Testuali parole. Mi strapperei i capelli ogni volta che le sento. E quando posso venire ancora? Bene, perché vorrei portargli qualcosa. Gli piace la musica, quindi... Scusa? No, mi ricordo, dimmi. Bloody Bout 7. Cos'è, un videogioco? È un videogioco, la modalità storia sembra una cozzola di idee buttate lì, di sei diversi scrittori che non comunicano fra di loro. I dialoghi non hanno senso in nessuna lingua, in che diavolo lingua le hanno scritte originariamente in svizzero. Ok. Grazie mille, davvero. Sei grande, mi sei di enorme aiuto. Sì, ci sentiamo presto. Sei boh? Mi fa piacere che sei venuto. Ok. Grazie dell'invito. Io devo ringraziare te. Ti trovo bene, Joss. Lo pensi davvero? Grazie. Come sta, Randy? È ancora in ospedale. Ancora sotto shock. Ma fa progressi.
Non ho ancora avuto l'occasione per dirti quanto ti sono grata. Ah, quello che conta è che sia finita. È che non so come sdebitarmi. Se Randy avesse... Ah, non mi devi niente, Joss. Grazie. River è sul retro. Non vede l'ora di vederti. Basmati, buono. Sì, ma già io ho parlato a River. Cos'è successo? Ecco qua, ho preso riso. Ok, pomodori. E adesso puoi aggiungere il riso. Dai, riso aggiunto. Sembrano cornflakes. Adesso deve cuocere. Patio. Andiamo. L'ho appena visto, quindi... C'hai il sacco da box, dall'altra parte? Prendi una sedia. E una birra. O qualcos'altro. È bello qui. Sì, è tutto tranquillo. Come se non fosse mai successo niente. Adesso mi dici di Harris. Ecco. Dimmi un po'. Sono andato a trovarlo in ospedale. È ancora in coma? Sì. In uno strano torpore tra la vita e la morte. Un guscio vuoto in un letto d'ospedale. Un colpo in testa. Pulito e veloce. Ho pensato la stessa cosa. Sarebbe stato così facile. Mi ha puntato la pistola alla tempia e... ho ricordato una cosa. River. Come sono morti i miei genitori. Sicuro di volerlo sapere. Cos'è successo? Il mio vecchio aveva una fattoria, come il padre di Harris. Poi gli affari hanno iniziato ad andare male. I miei genitori hanno aperto un negozietto di alimentari. Vivevamo al piano di sopra. Una notte ci ha svegliato un rumore forte. Volevano soldi. La cassa era vuota, perciò sono venuti lì sopra. Ci hanno costretto a inginocchiarci e volevano che mio padre gli dicesse dove nascondeva i soldi. River, non devi continuare. Sei stufo di questa lagna? No, è solo che... per te è dura, lo vedo. Non devi rivivere tutto. Ok, giusto. Forse hai ragione. Solo... Harris... cosa hai fatto? Gli hai puntato una pistola alla tempia e... Mi è capitato di mettere fine a qualche vita. Ma mai così. Mai un'esecuzione. Sono andato in fretta dall'ospedale. Mi sono detto che il caso era chiuso. Va bene. Ma ora... non tornerai a lavorare per la polizia. Mi piace come suona investigatore privato. Chissà. Zio River, hai detto che giocavi con noi! L'hai promesso! Va bene, va bene. Andiamo. Vieni? Vieni con noi? A cosa giochiamo, zio River? Vedrai! Quindi in pratica... Giochiamo! Sì! Grosso guaio a Haywood! C'è una tavola. Ma cos'è? Un gioco da tavolo? Ah! È un gioco virtuale? Ma davvero? No, non ci posso credere, un gioco virtuale. Allora ragazzi, dicevo, il serial killer in pratica lui non l'ha voluto uccidere, non ha voluto fare l'esecuzione, l'ha lasciato in coma. Sono un poliziotto nel gioco! Beh, che ne pensi? Figata! Ho sempre voluto provare un gioco del genere. Bene, bene! Bel giocattolino! Non è il momento di distrarsi! Non devono sfuggirci! Chi? Oh, agli Avatar! Permettimi di presentarti il capitano John McClane e il tenente Harry Callahan. Sono i migliori del nostro distretto. È meglio non farseli nemici. Io lavoro sempre da solo, nessuna eccezione, neanche per te. Sì, anch'io. Questi sono i bambini che si sono messi le skin da adulti, no? Che figata, ragazzi. Mi fa
fate un corso intensivo? Cosa devo sapere? L'intera città è vittima di crimine e corruzione. L'anarchia regna incontrastata. E nemmeno noi siamo dei santi. Anche la polizia è perseguitata dai fantasmi del passato. Ma la città è senza speranza. Nessuno oserebbe mai affrontare il Ciamucco e Diablato. È cattivissimo, ma noi lo sconfiggeremo. Il più cattivo genio del male di sempre. Wow. Conosco i poliziotti come voi, i lupi solitari. Già, delle spine nel fianco del loro comandante, ribelli che giocano secondo le loro regole. Io sono stato sospeso una volta, mi sono congedato due volte e sono stato cacciato tre volte. Sto diventando troppo vecchio per questo. C'è sempre qualcosa che ti spinge a tornare. La città ha bisogno di me. Ah, come nei film, sono le frasi dei film questi praticamente. Ok, mettiamoci al lavoro. Bene, praticamente dobbiamo trovare El Chamuco Indiablado e nel frattempo fare fuori i suoi scagnozzi. Pagherà per i suoi crimini. Siamo divisi in due squadre, noi e i ragazzi. Ma abbiamo tutti lo stesso obiettivo. La squadra col miglior risultato vince. Ok. Non avete nessuna speranza. Facci piano, ok? È il loro gioco preferito. E li devo far vincere. Vabbè, gioco normale, vediamo se vinco io loro. Però sono propenso a farli vincere. Dopotutto sono sempre dei bambini, no? Oh, eccolo, prendilo! Questa città è mia! Non me la strapperete mai! È veloce, ma non abbastanza per sfuggire alla giustizia. Attenzione, ci sono i suoi amichetti! Ancora, ancora! Di qua deve essere il loro schifoso nascondiglio. Si sentiva puzza di degrado morale da un chilometro. C'è silenzio, troppo silenzio. È una trappola! Ci aspettavo! Niente male! Guarda quello, state sguinci, guarda, guarda! Ah! È tutto quello che sai fare? No! Guarda questo! Sono finiti, ma la prossima volta dobbiamo fare più in fretta. La musica mi piace molto, che è molto synthwave stile anni 80, no? Figata. Da videogioco anni 80, quasi. Sono solo di passaggio. Ok. Oh, c'era uno dietro. Niente sciocchezze, Callan. Non voglio perdere uno dei miei uomini migliori. Non voglio perdere uno dei miei uomini migliori. L'ho colpito. Bravo. Questo è il retro dove c'è il sacco da box. Prendi questo. Ok, forse li abbiamo eliminati. Ma non è ancora finita. Qualche ultima parola. Va bene. Parla, canaglia. Voglio sentirti implorare pietà. No, sono le vostre ultime parole. Oh! No! Mamma, proprio sul più bello! No, lo prenderete la prossima volta. Ma dai! Proprio sul più bello arriva la mamma e interrotta per te. Siamo i migliori! Ok, ha fatto vincere i bambini, eh. Grazie di averli fatti vincere. Si sono divertiti. No, sono adorabili. Nessun problema. Sembra che anche tu gli piaccia. Si mangia? Allora, vi siete divertiti? Tantissimo!
E li abbiamo stracciati! I cattivi? Eh? Ah, sì! Anche i cattivi! Che ci hanno stracciato a noi, capito? Adesso vediamo se è buona come sembra. La disoccupazione ti ha fatto bene. Sembri felice. River sta scoprendo le gioie della famiglia. Famiglia e polizia non vanno mai d'accordo. Adesso ho l'occasione di recuperare il tempo perso. Era parecchio che non lo vedevo così... così sereno. E tu, Vi? Hai una famiglia o solo relazioni? La famiglia è terreno fertile per la sofferenza. Non so se fa per me. So a malapena badare a me stesso. Per me niente conta più dei miei figli. Ho fatto cazzate, a tratti la mia vita è stata un casino, ma ho sempre messo prima i miei figli. Già, se mi ci vedresti a fare il papà. Beh, nemmeno io sembro la classica mamma amorevole, quindi... Sì, chi dice sì? Io sì! Ha alzato la mano anche lui! Lì, stai uscendo con qualcuno? Avanti, vuota il sacco! Beh, allora è deciso! Ho un 11,99, la gente richiede rinforzi! Tu, ti tiro fuori dall'imboscata! Hanno messo le strette, Buon proseguimento. Grazie, Joss. Sì, grazie. La situazione stava degenerando. No, attraverso... Eri tanto così dal ritrovarti a sfogliare gli album di famiglia. Attraverso il camioncino, no, però, dai, attraverso il pick-up. Che bug, perché forse non era previsto che lì c'era parcheggiato quel mezzo. Che cos'è? Che è qua? Una torre dell'acqua, gran bel posto. Bello per cosa? Per vedere qualcosa, cazzeggiare. Di qua. Cazzo, si è incastrato ancora. Un giorno o l'altro lo sistemo. Ti do una spinta. Lo scavalchi e lo apri dall'altra parte. Va bene. Okay, sì, va bene. In realtà non avevo neanche bisogno della spinta perché ho le gambe bioniche, però ok, dai. Spingi. È più facile aprirlo da quella parte. Ok. Andiamo. La zona non è male. Niente di speciale, ma fa una buona impressione al primo impatto. Non è di certo Corpo Plaza. No. Ma si vive bene qui. Ci sono posti peggiori per crescere dei figli. E i problemi di Randy con la legge? Quelli da dove vengono? Hai ragione. Ma Randy ha preso da sua vecchia. Avrebbe problemi anche in un quartiere migliore. Andiamo su. Sbrigati, dai, su. La peggiore città tra l'Atlantico e il Pacifico, dicono. Però adoro il panorama. Lo trovo rilassante. Basta che non cadiamo giù. Che panorama. Davvero un bel posto. Te l'ho detto. Ho una cosa per te. La tua pistola? L'ho avuta per molto tempo. Troppo. Credo sia ora che cambi padrone. Non so cosa dire. Promettimi solo che non ti spari su un piede. Che richiesta specifica? Detto di Joss l'ha fatto, da spazio, proprio dove siamo ora. E che ha reso questo posto parte della storia di famiglia? Qualcosa del genere.
ora il pezzo forte della serata. Ha un sorso? Mi andrebbe qualcosa di forte, sì. Così mi piace. All'amicizia. All'amicizia. Ne hai ancora un po'? Due bottiglie di whisky e una cassa di birra dovrebbero bastare. Beh, questo lo vedremo. Fare il fegato sarà una notte lunga e una mattinata ancora più lunga. Alcol no, grazie. E vabbè, passiamo una sera a chiacchierare. Comunque alla fine lui non l'ha ammazzato il serial killer Peter Pan, eh? L'ha lasciato vegetale nel letto d'ospedale. Insomma, così, meglio così, vabbè. Allora, quindi abbiamo finito, diciamo, anche la storyline del detective River, detto anche Marrakesh. E mo? Che succede qua? Ah, questa è la mattina dopo. Post sbronza. Sta a casa del suo amico River? Ah, questa qui è la dependance. Dove stava il... Tizio, vabbè. Colonizziamo la luna e non abbiamo ancora una cura per i postumi della sbornia. La cura è non beccarsela la sbornia. Già, ma adesso devo andare. Ho promesso a Joss che la portavo da Randy. Non ti preoccupare, riprenditi. Mettici tutto il tempo che ti serve. Sicuro di poter guidare? No, per favore. Ex CPD, sono un pro della guida con i postumi. Stammi bene. Salutami Randy. Sarà fatto. Ci vediamo via. Ok, e l'abbiamo finita questa qui. Mi ha dato anche un trofeo, il trofeo proteggere e servire. Ciao. Ecco, vada tuo marito che c'ha problemi... di sbornia, dei postumi. No, sta andando davvero. Vediamo un po' se va, che succede. Non sono curioso, eh. Buongiorno. Non disturbo, spero. Il generatore, ti ricordi, vero? Oh, cazzo. Devo sistemarlo adesso? Sì, adesso. E poi andiamo in ospedale. Voglio che sia tutto pronto per quando Randy torna. Ecco, sei ripreso presto da Asbornia, eh? Cos'ha il generatore? Non lo so, ma non c'è corrente. E la sua stanza va riordinata. E dovrei farlo io. So che è una palla, ma solo per questa volta, ti prego. Mi sto facendo i cavoli loro, perché io a questo punto dovrei già essermene andato. Ah, qua c'è un spec. Sta cercando di sistemare il generatore. Oh, Panam! Sì, hai un momento. Che succede? Dimmi. Intendevo più di un momento. Ecco, lo sapevo io. Ho un problema. Lo sapevo io. Arrivo. Grazie. Mi togli un peso. Dammi qualche informazione. Qual è il problema? Beh, sarebbe meglio se... Lasciami indovinare. Solo, vero? Mi conosci bene. Ma tra poco. Nuova missione si chiama With a Little Help from My Friends, che è anche il titolo di una canzone dei Beatles, come saprete. Devo andare a Yalde Caldo e qui sicuramente ci sarà un problema grosso. Ma che fai, bevi prima mattina te? Ma scusa, cacchio stai a fare? È passato attraverso la recinzione. Stai per assaggiare la mia ira. Quindi sono a giocare d'azzardo.
Qua c'è un bimbo pistola. Due bimbi, uno sovrapposto. Cominciano i bug. Finisce la puntata. Sta per finire la puntata. E iniziano i bug, quelli pesanti. Allora, stavolta prendo la macchina bella. Vediamo un po'. Aspetta, ma che c'è là? C'è un suscino lì? Qua c'è uno star telefono. Ah, qua ci stavamo prima, ricordate? Ok, stavo dicendo? Ah, sì. Bella giornata. No, bel discorso, complimenti. Cosa devo dire? E che ne so, se non lo sai che devi dire? Non ti preoccupare. Aspetta, c'era una cosa da poter chiedere, okay, qua. Stavo dicendo? Ah, sì. Questo locale ha un nome. Non ho visto i segni. Salmonella. Scusa? Salmonella. Suona bene, no? L'ha proposto mio cognato. Ha detto che significa salmone in italiano. Non proprio. Comunque, ciao. Questa non so se l'avevamo già sentita, ma non me la ricordo. Ciao. Che stavi a mangiarla? Che c'è? Ma stavi a mangiare da salmonella? Guarda che te becchi la salmonella, Sto serendo. La salmonella te becchi. Niente, questa non vuol rispondere. Sei nuovo di qui? Sì, e non mi voglio beccare la salmonella, come avrei capito, certamente. Niente. Non parla più, non parla più. Vabbè, me ne vado, va, ciao. Mi stanno a far cazzotti due, guarda un po'. Sono due che stanno a far cazzotti. Questo sta riparando la macchina, sta cercando di riparare la macchina. Sta a far cazzotti, guarda questi. Stanno allenati, stanno a fa cazzotti, guarda, guarda. Che è scassata? Vedo poca possibilità per questo rottame, eh? Qua c'è uno che sta a parlare, ah, è la TV. Ok. E mo se ne andiamo, ragazzi, per questa volta è tutto, la puntata finisce qui. Questo ci ha detto la stessa cosa prima. Ok, ragazzi, per questa volta è tutto, noi ci vediamo al prossimo episodio di Cyberpunk 2077, dove dobbiamo andare da Panam ad aiutarla con qualche problema, sicuramente lì nella... nel suo accampamento ci sarà qualche problema molto 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 pesante. E noi andiamo a vedere. Ma sto volando. Stavo volando, raga. Era un bug. Cioè, a fine puntata saltano a fare tutti i bug. È tremendo sto gioco, eh. Beh, io salgo sul tetto con le mie gambe bioniche. E noi ci vediamo al prossimo episodio di Cyberpunk 2077. Ciao ragazzi, alla prossima!